E ora dedichiamo questo articolo a Silvia Toffanin, la bellissima e bravissima conduttrice di Verissimo, e leggiamo direttamente dalla rivista Vero, dichiara la conduttrice. Provo una felicità incredibile. Le cose accadono perché sono scritte in un progetto di vita, che coinvolge tutti noi. Non volevamo che Lorenzo Mattia crescesse da solo. Ora, con Sofia Valentina, saranno in due, e saranno sempre anco anco. Quasi 6 mesi fa è diventata mamma per la seconda volta. Silvia Toffanin, compagna da 15 anni di Pier Silvio Berlusconi. Un'immensa gioia, però sempre con la consueta sobria eleganza e delicatezza a cui la conduttrice di Verissimo ha abituato gli spettatori in questi anni. Non ho cercato la pianificazione del tutto, ha dichiarato la giornalista. Sono credente, volevo una famiglia, poi è arrivato anche il resto e le mie gli sono la priorità su tutto, rappresentano i miei sogni realizzati. La storia di Silvia sembra quasi un'Ava moderna. Di principesco non c'è solo un fidanzato bello e importante, oggi amministratore delegato di Mediaset Leo, di uno dei più noti paperoni d'Italia. Ci è anche in primis il suo percorso personale e professionale, che inevitabilmente per una magica coincidenza del destino ha unito per intrecciarsi alla vita privata. Nata a Cartigliano, in provincia di Vicenza 36 anni fa, dopo la maturità parte per Milano. Che sia sempre stata una ragazza con la testa sulle spalle. Silvia LH ha dimostrato n dagli esordi nella moda e sul piccolo schermo. Facevo la modella, ma prima ho fatto anche la barista, le pulizie. Poi, dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1997, è arrivata un'importante svolta. Ho saputo che c'era un casting, non avevo mai visto passaparola maggiore di, ha raccontato in seguito, riferendosi al popolare quiz preserale condotto da Gerry Scotti circondato da fresche e sorridenti letterine. Una di queste era appunto la Toffanin. Non pensavo di fare televisione da piccola, avrei voluto fare la hostess, ma mio padre diceva che sarebbe morto di infarto maggiore di. E proprio alla sua famiglia d'origine, oggi che è mamma, ha rivolto, davanti alle telecamere di Verissimo, che denisce la sua seconda casa, un pensiero pieno di affetto e di gratitudine. I miei mi hanno aiutato a tenere sempre i piedi per terra. Sono due persone semplicissime, umilissime, loro sono tutto per me, oggi sono due nonni perfetti. Un po' magico e da romanzo è stato anche l'incontro fatale con il suo Pier Silvio. Ci siamo incontrati a una partita di beneficenza del Milan. Poi non ci siamo visti per un paio di mesi tra la vigilia di Natale del 2000. Per me è stato un colpo di fulmine, che si è trasformato in amore maggiore di. Dopo 7 anni di fidanzamento, nel 2010 è nato Lorenzo Mattia. Pochi mesi prima, in aprile, Silvia Toffanin stava terminando l'ultima puntata del suo contenitore del sabato pomeriggio prima del congedo per la maternità, quando l'imprenditore e dirigente d'azienda, superando la sua abituale riservatezza, si è presentato a sorpresa negli studi di Canale 5 e ha consegnato all'amata 3 rose, 2 rosse e 1 bianca, parlando così davanti alle telecamere. La prima rosa è per la conduttrice, che anche quest'anno con la sua squadra ha fatto un lavoro fantastico. La seconda è per la futura mamma, che per me è la più bella del mondo. La terza è per qualcuno che ancora non conosco ma che non vedo l'ora di conoscere, al quale voglio già un mondo di bene. Lo scorso settembre, a completare questo ritratto di amore e unione è arrivata sua Valentina, ha raccontato Silvia. Pier Silvio è stato al mio anco in sala parto, ma era molto più a suo agio rispetto alla prima volta. La sua sicurezza mi ha aiutata. Sia Silvia Toffanin, che Pier Silvio Berlusconi i Lunga R hanno spesso difeso la loro privacy con un profondo senso di pudore e di decoro, ma, nelle poche occasioni pubbliche in cui hanno parlato delle loro vicende private, hanno entrambi affermato che per loro matrimonio egli sono cose separate, e che almeno fino a oggi, non hanno sentito la necessità di ufficializzare l'unione, per quanto non lo escludano per il futuro. Sto benissimo così, sono amata. Chissà se ci ha visto giusto Michel Hunziker quando, pochi mesi fa, ospite di Verissimo, ha ribaltato i ruoli al termine di una simpatica intervista che la showgirl Italo Sizzera ha fatto inaspettatamente alla conduttrice vicentina, ha profetizzato. Silvia Toffanin, entro il 2016 ti sposerai. E lei, sviando dolcemente L, gradi, A, T, T, E, N, Z, I, O, N, E, no, sono io che sono venuta al tuo matrimonio, semmai farai tu un altro io maggiore di. Tra l'altro, alle nozze Hunziker Trussardi, la compagna di Pier Silvio ha passato gran parte del tempo con Ilari Blasi, moglie del calciatore giallorosso Francesco Totti, ed è stata proprio la ex Lena la protagonista di un altro divertente siparietto con la Toffanin, la scorsa primavera, sempre a Verissimo, al termine del quale Silvia ha annunciato la sua seconda gravidanza, tra gli abbracci e le lacrime sue e della sua amica. Le due sono unite da tempo da una forte e profonda complicità, nata anni fa nei corridoi di Passaparola. Un legame a tal punto speciale, che la Toffanin avrebbe chiesto alla Blasi di tenere a battesimo la piccola sua Valentina.
E siccome Ilaria è in procinto di dare alla luce il terzo erede del capitano della Roma, non stupirebbe se volesse approfittare dell'occasione per ricambiare, chiedendo all'amica di essere, a sua volta, madrina del bebè. Del resto Silvia, timida, ma determinata, ha sempre avuto le idee chiare sulle questioni di cuore e sui rapporti in generale. Era diventata da poco letterina quando dichiarava: «Il mio futuro ideale è quello della moglie fedele, che aspetta il marito a casa serena e sorridente. Per quanto riguarda la vita nel suo complesso, credo nei valori veri, come la famiglia e l'amicizia maggiore di maggiore di». Allora non poteva immaginare che il suo sogno si sarebbe avverato, e che avrebbe continuato ad arricchirsi, anche nel presente, di molteplici colori, tanti quanti sono quelli dell'amore in tutte le sue variopinte sfumature.